Buonasera a tutti, un ritrovati dal meteorologo di Radio Recalecano. Questa sera edizione straordinaria perché riguarda il forte maltempo in arrivo domani, in particolare sul sud Italia, ma in modo più particolare nel settore ionico. Entrando nei dettagli, domani al centro-nord avremo un cielo tra il poco nuvoloso e il nuvoloso, con qualche addensamento anche consistente solo a fine giornata, con l'arrivo anche di qualche pioggia, ma niente di particolare. Invece, per quanto riguarda il sud, già quest'oggi tutti i TG hanno parlato di un'allerta meteo che riguarda soprattutto il settore ionico, quindi tutta la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Su queste regioni sono previsti temporali anche di una certa intensità. In particolare, già dalla nottata di oggi arriverà questa perturbazione di origine dal Nord Africa, che porterà, come dicevo, queste piogge, rovesci intensi, che da domani si potranno associare anche a violenti temporali e possibili forti nubifragi. In particolare avremo nella mattinata solo qualche, diciamo, i fenomeni più intensi riguarderanno la Calabria, come dicevo. Poi dal pomeriggio raggiungerà la Puglia, in particolare tutta la Puglia, ma più in specifico il Golfo di Taranto e il Salento. Entrando nei particolari, la Puglia, come vediamo dalla grafica, ci dà domani praticamente cielo coperto con precipitazioni molto intense, attenzione quindi per chi si mette in macchina. Ritornando alla grafica di prima, possiamo vedere, allora, i venti saranno in generale da nord-est, quindi da Grecale, in rinforzo anche abbastanza intenso di scirocco, soprattutto dal pomeriggio. Le temperature saranno in calo, con lo scirocco comunque avremo una giornata molto umida. Venerdì avremo intanto qualche fenomeno si estenderà anche nel centro Italia. Per quanto riguarda il nord Italia avremo solo una nuvolosità poco consistenze, con nebbie anche fitte, soprattutto nella mattinata e nelle ore più fredde. Il sud invece, ancora e soprattutto nella mattinata, avremo piogge, rovesci e qualche temporale ancora intenso, soprattutto sul settore ionico, Sicilia e Calabria, anche se sulla Puglia avremo solo qualche possibile fenomeno intenso solo nella notte, quindi nelle prime ore di venerdì. Le temperature saranno in calo, attenzione, 20 da est, quindi da Levante o sud-est da Scirocco, in rinforzo, con mari da molto mossi e agitati, mareggiate sia nella giornata di domani che nella giornata di venerdì. Con questo concludo. Salve a tutti.